Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video della Tuttotech, reparto bimbi! Ciao! In attesa di trovargli un titolo e una sigla tutta sua, lo chiamiamo così. Dai, sì, ci dobbiamo pensare. Ci dobbiamo pensare, vediamo un po'. Intanto vi ringraziamo perché il video precedente ha avuto un discreto successo e siamo felici di questo. Speriamo che tutti gli appassionati di bimbi possano affezionarsi sempre più alla nostra rubrica. E abbiamo accettato ben volentieri i consigli, le critiche che sono state mosse o comunque anche i complimenti che sono stati mossi al canale. Va benissimo, cioè l'importante è che si crei questa community dove poter interagire noi con voi. Detto questo, passo la parola a Tania che oggi ci presenta, come promesso, un accessorio, uno degli accessori che abbiamo acquistato per il nostro amico Bimbi e vi farà vedere che cos'è. Eccoci qui, allora ho pensato di provare questa sera con voi il nuovo accessorio non originale, mi raccomando, ci tengo a specificarlo, acquistato su Amazon per cuocere le uova, si chiama proprio Cuoci Uova. Si tratta di un accessorio, una vaschetta da mettere all'interno del boccale del bimbi ripieno di un tot di acqua, dove noi andremo ad adagiare le nostre uova per cuocerle al vapore o comunque in camicia. Questa è la confezione. Poi comunque qui sotto vi lasciamo il link in descrizione per poterlo acquistare. All'interno della confezione c'è il nostro manuale di istruzioni con qualche consiglio, appunto, dove dice praticamente di ungere con un po' d'olio le vaschette all'interno delle quali andranno le nostre uova e semplicemente di adagiarle all'interno. A seconda poi del tipo di cottura che vogliamo, se un po' più morbide, un po' più dure, ci dà i tempi tecnici che variano da 10 minuti, 11 minuti a 14 minuti, quindi una cosa molto fattibile. Andiamo a vedere come funziona. Andiamo ad oleare le nostre ciotoline con un po' d'olio. Ecco qui abbiamo unto il nostro contenitore, adesso andiamo a versare le nostre uova. Ecco qui le nostre uova all'interno del nostro Steam Eggs. Andiamo ad aggiungere l'acqua al boccale, deve coprire le lame. Abbiamo inserito all'interno del boccale la nostra acqua fino a coprire tutti i coltelli. Prendiamo il nostro cestello e lo adagiamo all'interno del nostro boccale. Come vedete rimangono sollevate rispetto all'acqua, proprio perché l'acqua surriscaldandosi cuocerà al vapore le nostre uova. Mettiamo il coperchio. Bene, adesso andiamo ad impostare il tempo, la temperatura e la velocità. Tempo, per essere la prima volta andrei sul sicuro, mettiamo 14 minuti. Temperatura varoma, velocità 1. Ci vediamo tra 14 minuti. Scopriamo insieme come sono venute le nostre uova. Occhio al vapore, fate attenzione. Con l'aiuto della forchetta ci aiutiamo e tiriamo fuori il nostro cestello. State attenti perché è bollente, esce il vapore. All'occhio sembrano quasi non fatte, invece se premiamo sul nostro uovo con la forchetta sembrano sode. Tiriamo via, vediamo come sono venute. Con l'aiuto di un cucchiaio tiriamo fuori le nostre uova. Wow, vengono fuori benissimo. Una, due e tre. Stavo pensando che l'ultima volta che ci siamo viste abbiamo preparato una pizza meravigliosa e stasera un po' più light, però cosa volete? Non possiamo mica mangiare sempre pizza o sempre cose buone, ogni tanto ci sta anche l'uovo. Tempo un quarto d'ora e abbiamo creato le nostre uova. Vi ricordo che questo tipo di cottura non è solo per le uova fatte in questo modo, potete anche fare le uova sode. Stesso procedimento, magari non servirà a oliare il contenitore per le uova, perché comunque le immergerete con tutto il guscio, però come vedete avete la certezza della cottura. Parecchie volte uno cuoce le uova e dice boh, chissà se sono venute veramente bene, se sono cotte o quant'altro. Certo, c'è sempre l'incognita di quanti minuti servono. E invece in questo modo avete la certezza di poterlo fare, non sbrodolate, non fate 1500 casini e la riuscita è praticamente certa. Stasera abbiamo cucinato delle uova veramente semplici, la prossima volta mi cimenterò con l'avocado toast dove la cottura dell'uovo è
quasi alla coq e praticamente rompendosi con la forchetta o addentandolo direttamente crea questa bella cremina. Stasera siamo stati veramente light. Cosa ci resta da dire? Qui sotto in descrizione trovate il link per poter acquistare questo fantastico accessorio. E il prezzo è di 28,95€. Se avete delle idee o dei consigli su come utilizzare il nostro nuovo accessorio delle Steam Eggs per cucinare magari qualcos'altro, fatecelo sapere qua nei commenti. Faremo le nostre prove. Bene ragazzi, io direi che per questo video è tutto e ci vediamo al prossimo. Ciao! Ciao!